Gli eserciti ebraici del re Saul e le forze filistee erano a pochi chilometri da Gerusalemme. Tuttavia, tra i nemici del popolo di Israele c'era un guerriero gigante chiamato Golia. Sfidava qualsiasi ebreo ad affrontarlo in un combattimento uno contro uno. Ma il cuore degli ebrei era preso dalla paura, perché affrontare un gigante del genere equivaleva a desiderare la morte. C'era però un giovane pastore, figlio di Lesse, che curava le greggi del padre. Si chiamava Davide ed era già stato unto da Dio. Seguendo gli ordini del padre, Davide si recò sul campo di battaglia per portare rifornimenti ai suoi fratelli maggiori. Incontrò Golia, che per 40 giorni aveva messo in ridicolo il coraggio del popolo di Israele, che si rifiutò di affrontarlo. Davide disse al re Saul che avrebbe affrontato il gigante, ma il re lo dissuase. Golia, oltre alle sue dimensioni gargantuesche, era stato addestrato come guerriero fin dall'infanzia. Tuttavia Davide gli disse che, come pastore, era suo dovere proteggere il gregge dai predatori, siano essi orsi o leoni. Il vecchio re Saul chiese a Dio di benedirlo e gli diede armi e armature. Ma Davide disse che non era abituato a quegli indumenti e preferiva non indossarli. Impugnando il bastone munito di una fionda e di 5 pietre, Davide si diresse verso Golia, che guardò sprezzante il suo avversario e gli chiese se pensava che il guerriero filisteo fosse un cane arruffato da scacciare con un bastone. Per la sua audacia, la carne del giovane sarebbe stata cibo per gli uccelli. Davide rispose dicendo che si trovava lì in nome del Dio di Israele e che il gigante sarebbe caduto e la sua testa sarebbe stata staccata dal corpo, e che, ovunque, la gente avrebbe sentito parlare del giorno in cui il guerriero del Signore aveva ottenuto la vittoria per mano di Dio. Golia si infuriò e attaccò Davide che, armato della sua fionda, si preparò alla battaglia. Con un colpo guidato dal Signore, Davide colpì Golia in fronte con una pietra, facendolo cadere a terra mortalmente ferito. Il massiccio e imbattibile guerriero cadde sotto i colpi della più umile delle armi. Davide allora scavalcò Golia e, usando la spada del filisteo, staccò la testa del gigante, come aveva detto che avrebbe fatto. Davide fu acclamato dal suo popolo per aver ottenuto una vittoria che tutti credevano impossibile, ma lui non ne dubitò mai, perché era la sua fede in Dio che gli aveva permesso di ottenere una tale vittoria. Davide fu poi promosso ad un'alta posizione nell'esercito israeliano e in seguito divenne re di Israele. La storia di Davide e Golia ci dice che Dio può usare le persone più inaspettate per realizzare i suoi scopi. Giovane pastorello, Davide trovò una fede incrollabile in Dio. Con l'aiuto di Dio, credeva di poter superare qualsiasi avversario, anche un gigante come Golia.